Abbiamo un servizio sanitario nazionale che è stato abbandonato, che fa schifo soprattutto per la parte territoriale. Non è che sono i medici che sono dei fancazzisti, anzi, sostanzialmente a domicilio si fa la sorveglianza, perché negli altri casi è indicato il ricovero ospedaliero. Ma se gli ospedali non ce l'hanno posti? Tutti questi mega professori che dicono che bisogna curare precocemente i pazienti a casa, a che cure si riferiscano e quali siano le cure autorizzate che hanno una validazione scientifica. Gli rispondo io, non esistono, quindi questi chiacchierano a vuoto. Primo i medici di famiglia nelle case delle persone ci vanno, no, e ci sono da curare, tutti i pazienti. No, però questo no. Lei adesso non mi ripeta la realtà di alcune aree metropolitane in cui la medicina di famiglia è sempre stata in crisi. Adesso lei a Bergamo sale la Valseriana, va a vedere se i medici non vanno a vedere i loro pazienti cronici a casa. Chi va oggi nella valle più colpita dal virus a visitare i malati Covid nelle case? Ci vanno loro, medici e infermieri privati di Itineris, una SRL che si occupa di assistenza domiciliare. Con permesso. Ma io ho avuto inizialmente un po' di tosse, mal di gola e poi da domenica la febbre. Abbiamo fatto un tampone privato positivo. Abbiamo attivato l'ETS, è venuto un dottore giovedì a farglielo a casa, mi hanno detto che l'esito era pronto sabato non ci hanno inviato niente, lunedì pomeriggio ho iniziato una serie di telefonate, mi hanno risposto, è andato a guardare sul computer e mi ha detto suo marito è positivo. E contattato questo bravissimo dottor Maffei, che mi ha dato una cura che sto seguendo tuttora. È medico di famiglia? Maffei. No, è un medico privato. È medico di famiglia? Di famiglia, no, non è uscito, no, ti dà un po' la cura così, c'è la pirina e... Però non è così che si guarisce, penso. Allora, è terapia che fa in vena, la zitromicina che è l'antibiotico e poi l'eparina. Non mi hanno mai chiamato, devo farti, non so, il tampone di controllo, il colloquio. Siamo un po' abbandonati. Non sapete, insomma, non ci sa niente. Balia un po' del niente. Adesso, oggi o domani, mi metterò a telefonare, perché tu se non hai... questo tampone dell'ATS è negativo e io non posso uscire di casa. Ma se l'ATS sa che lui è positivo, è sposato e c'ha anche un bambino, perché a voi non ha detto state in isolamento e fate il tampone anche voi? Ha detto che mi chiameranno e me lo diranno, ma dal momento che loro mi chiamano io devo fare la quarantena. Cioè, grazie, mio marito ormai è guarito. Cosa rimane della medicina territoriale a 8 mesi dal contagio? Nella Bergamasca i medici di famiglia sono perfino diminuiti e i sindaci del territorio non sanno più dove girarsi. Medici qui è impossibile trovarne. Sul nostro territorio i colleghi sindaci sono riusciti a trovare 2 medici neolaureati a Genova, un ragazzo originario qui della zona con la sua fidanzata che hanno fatto poi servizio nei nostri comuni come medico di base sostituto, insomma. Ho capito, se lui non era originario di qua e non c'aveva la fidanzata che lo seguiva, qui chi ci veniva? Chi ci viene, stiamo cercando di organizzare in caso di emergenza dei servizi supplementari che possono garantire il fatto di andare in casa e visitare o comunque valutare un paziente. Se non posso, perché la legge me lo vieta, pagarlo io, lo pagherà il cittadino. C'è della gente che è stata valutata dall'infermiere dell'Itineris, parametri eccetera eccetera, ma si è salvata per quello, magari che si aspettava un giorno ancora, cipete. Ma gliel'avete detto a Fontana, a Gallera, che qui la situazione non è... Ci sono persone che una settimana che non riescono a contattare il medico di base per prenotare il tampone. E alla fine vado io a casa a portargli i tamponi. Sono andato per levare... Ah, proprio così? Cash, sei un sindaco... E pago io di tasca mia. Quanto costa un test rapido? Ma li pago sugli 11 euro. Proprio il fai da te siamo qua, eh? Sì, ho comprato qualche mascherina e qualche test. Il fai da te è stato quello che a me ha salvato un po' la situazione, perché si va anche giù di morale, ti senti tutti i mali del mondo. E sarà questo, e sarà quest'altro. Allora non mangi, perché non ti viene voglia. Adesso gli do altri 5 test. Ah, proprio così, c'è lo spaccio dei test. Io li regalo. Ma salivari o... I primi che avevo erano proprio salivari, adesso sono antigenici. Questo che cos'è? Questa è la soluzione. Poi si va sul naso, pian pianino, se no ci si fa male.
fino in fondo, siete qui, c'è la soluzione, si sta un minuto e poi si mette dentro qui. Sono negativo, vede? Ragazzi, lo screening deve essere fatto sul territorio, non si può aspettare a portare tutti all'ospedale. Ma si arriva al banditismo, ma stiamo questa scherzando. Adesso vabbè, qua riusciamo ad avere questi test, altrimenti cosa facciamo? Li prendiamo sotto banco? Non lo so, arriviamo a questi punti. Dai, aperta la bocca. Bravissimo. Rapido molecolare. Rapido. Ok, uno, Sara. Ma sei un portento. Cazzo. Vieni dentro con me che ti faccio vedere che cosa succede, tanto ti faccio leggere un paio di mail che ci arrivano quotidianamente. Malgrado 10 giorni dal tampone, non riesco a prenotare il tampone di controllo. Questo signore dice che abita in Piemonte, attualmente è in isolamento da 3 settimane, non ricevendo alcuna chiamata dall'ASL della mia città, Novara, vuole sapere se può fare il tampone a pagamento. L'altro giorno un ATS ci ha scritto dicendo ci avete inviato un referto positivo ma non riusciamo a identificare il paziente. Era il 12 di novembre. Il referto noi l'avevamo inviato il 30 di ottobre. Ti faccio vedere una mail invece che arriva dall'ASL di Novara. Scrivono: il test rapido va confermato con test molecolare, per cui invitiamo a provvedere sempre in ambito privato. Eccola la mail inviata il 7 novembre scorso dall'ASL di Novara a questo laboratorio privato. In pratica si mette nero su bianco che il test rapido va confermato con test molecolare, ma quest'ultimo va fatto sempre in ambito privato. Firmato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Novara. Il dire se inizi un percorso privatamente devi andare avanti privatamente, no, non va bene. Perché uno magari privatamente ci è andato perché il pubblico non riusciva a dargli risposta. Esattamente, o magari ci è andato perché aveva qualche sintomo. Il molecolare costa in un laboratorio privato da un minimo di 80 a un massimo di 120 euro. Tu pensa se devi fare i tamponi molecolari a te, a tua moglie e ai tuoi due figli. Selvaggia,